Tanto grazie per l'invito, grazie per questo bellissimo convegno. Io avevo preparato un intervento, però poi ho letto, generosamente Loredana mi ha fatto leggere la sua introduzione che ieri non ero riuscita ad ascoltare. Mi sono resa conto che Loredana aveva detto tutto. Aveva costruito anche il passaggio storico, non solo culturale, non solo politico, della questione meridionale a partire appunto da pezzi della riflessione teorica napoletana e fino a coinvolgere anche le riflessioni di Gramsci. Quindi, avendo Loredana detto tutto, o perlomeno gran parte di cose che io condivido in pieno, e avendo ascoltato questa mattina anche ieri e questa mattina interventi importanti che ho seguito, provo a improvvisare. E vi dico subito le cose su cui non sono d'accordo. Le cose su cui non sono d'accordo sono sostanzialmente due. La prima è la assenza quasi completa e quasi totale del contributo teorico, politico e pratico dei movimenti delle donne, dei movimenti femministi alla crescita e allo sviluppo della questione, non della questione meridionale, delle questioni teoriche del sud del mondo e quindi anche del nostro sud. Su questo dirò qualcosa. La seconda questione su cui non sono d'accordo, anche qui dirò qualcosa, e gliel'ho già detto a lui, a Paolo Ferrero, è il concetto di sinistra populista. Ma andiamo con ordine. E l'ordine è questo. Io sono molto contenta, coltivo una specie di speranza per le elezioni in Colombia, e cioè le elezioni di Pedro e soprattutto il fatto che Pedro ha voluto, non lui, diciamo che è stato, tra virgolette, costretto a presentarsi alla folla che gli faceva complimenti, eccetera, con una vicepresidente, e questa vicepresidente era una femminista nera, e cioè quella connessione tra razza, sesso, differenza, genere, che è l'elemento di fondo che ha contraddistinto i movimenti delle donne del sud dell'America Latina. Quel sud dell'America Latina, da cui poi, penso soprattutto all'Argentina, è derivato quel movimento femminista e transfemminista che oggi molte di noi e anche alcuni compagni seguono, che è quello di Non Una Di Meno. Quel movimento che connette genere, sesso, razza e capacità teorica e che imposta la questione della differenza e del femminile all'interno non solo dei soggetti deboli e del bisogno di libertà, ma anche all'interno di una critica profonda al capitalismo nelle sue manifestazioni, il capitalismo neoliberista. E da 2 anni a questa parte ci produce, ci consegna una fortissima critica radicale alla guerra nella maniera in cui i movimenti femministi hanno criticato le guerre nel mondo, da Lisistrata di Aristofane via via fino ad oggi. Allora, finisco questi concetti per poi attaccare la sinistra populista. Che cosa voglio dire? Voglio dire che i movimenti femministi hanno impostato per la prima volta il rapporto tra il conflitto, non più solo tra capitale e lavoro,
ma tra capitale e vita. Mi accennava prima, mi è apparso vino malinconico, cioè capitale e vita nel momento in cui la vita è messa tutta al lavoro, alla produzione. Ecco perché il conflitto, il contrasto non può che essere tra capitale e vita nel momento in cui il capitalismo uccide, assume una critica profonda e quindi di distruzione della vita nelle sue manifestazioni. Faccio un esempio e poi passo all'altro argomento, e l'esempio è quello che mi è venuto nell'osservare, nel partecipare alle manifestazioni della Ilva di Taranto, cioè non solo tutta quella tematica ambientalista che ha criticato anche il modo con cui i sindacati confederali, anche la nostra cara FIOM, si sono comportati durante il rapporto difficile, mi rendo conto, con il padronato, chiamiamolo così nella maniera tradizionale, ma soprattutto il comitato delle cosiddette mamme dei bambini e delle bambine che morivano di tumori, cioè di quelle donne che, secondo la tradizione che assegna alle donne la pulizia della casa, spazzavano sui balconi, io l'ho vista, quella polvere rossa che è la distruzione della vita dei bambini e delle bambine. Con questo, allora, sì. Quindi importante è allora il rapporto. I movimenti delle donne hanno anche agito una profondissima critica radicale nei confronti dei nazionalismi. Dei nazionalismi che sono l'elemento di fondo del patriarcato e delle guerre. Quindi il rapporto tra condizione e coscienza è stato agito dai movimenti delle donne in maniera che i movimenti delle donne possono insegnarvi, compagni, tutto quello che c'è da sapere per crescere e per far crescere questa critica radicale che dovrebbe essere l'elemento di fondo di quella che è circolata ieri e oggi, cioè il bisogno di una rivoluzione nel senso complessivo che questa parola ha. Concludo, mi dice Loredana, con la questione del populismo. Allora, la sinistra populista, compagni e compagni, può essere quella dell'America Latina. Perché quella dell'America Latina sì e quella nostra no, dei 5 Stelle? Perché quella dell'America Latina nasce da elementi di rivolta popolare, nasce dalla rivolta popolare, questo è il problema. Non nasce da un movimento che pretende di dire noi non siamo né di destra né di sinistra, e quindi, perché io mi ricordo, come dicevo anche prima ad alcuni compagni, quando io ho insegnato nel liceo scientifico a Bari, quando i miei colleghi dicevano la collega comunista fa politica in classe, questo è vietato, noi non siamo né di... Il preside, che insomma in fondo mi apprezzava perché sentiva dai genitori che insomma funzionavo, dai genitori degli alunni, quindi mi apprezzava, diceva: beh, ma anche voi fate politica. Noi non siamo né di destra né di sinistra. Quelli erano di destra, perché quelli erano contro gli studenti, le manifestazioni degli studenti, gli scioperi, volevano... Quindi il non essere né di destra né di sinistra non esiste nelle società capitalistiche occidentali, nelle società sviluppate. Quindi dicevo a Paolo: costruiamo una sinistra popolare, perché quando ho detto io non sono d'accordo con te, lui mi ha detto: ti conosco, lo so, lo so che tu sei d'accordo. La sinistra populista per me non ha senso nelle società avanzate, ha un senso nell'America Latina perché nasce da un'altra realtà. Noi
qui c'è una storia, grandi pezzi di storia da cui dobbiamo partire e da cui nasce il fatto che populismo ha un senso. E infatti io sono tra le pochissime persone che sui 5 Stelle non sono delusa dei 5 Stelle, me l'aspettavo. Questo sono, e questo dovevano essere, non potevano che essere questo, cioè la variante grillina del populismo, come dicevi in un articolo sul Manifesto.